Chiaravalle, la storia del paese nel lavoro di ricerca di Achille Salerno. Storie di uomini, vie e palazzi, presentato nella sala convegni di Palazzo Stagliano, il lavoro di ricerca condotto dal professor Achille Salerno sulla storia di Chiaravalle. Un saggio di pregio la cui elaborazione parte da lontano, più precisamente era l'estate del 2004 e l'amministrazione comunale del tempo, guidata dall'allora sindaco Nino Bruno, immaginava con l'assessore alla cultura Domenico Corea un'opera capace di proporre con semplicità divulgativa i riscontri più significativi della memoria storica chiaravallese. Vallese, impegno assunto con entusiasmo da Salerno e oggi portato alle stampe da un nuovo sindaco e da una nuova delegata alla cultura, Domenico Donato e Pina Rizzo. Abbiamo fortemente voluto che l'impegno e la passione che l'autore ha profuso in quest'opera non fossero vanificati, hanno sottolineato entrambi nel corso del convegno, che ha registrato una partecipazione attenta e numerosa della cittadinanza. L'amministrazione comunale ha voluto portare alla pubblicazione questo libro che già era nato negli anni passati e che per motivi di non continuità amministrativa della giunta del sindaco Nino Bruno purtroppo non era stato fatto. Abbiamo ritenuto che fosse un qualcosa di utile e di importante per la nostra Chiaravalle e quindi non abbiamo avuto remore nessuna di poter arrivare alla giornata di oggi e alla pubblicazione di questo meraviglioso libro che è realmente una testimonianza reale di quella che è stata Chiaravalle e di quella che è. Sì, Achille Salerno ha fatto veramente un bel lavoro, lo ha fatto anni fa e poi per delle circostanze sicuramente non legate alle volontà dell'amministrazione che era in carica in quel tempo e purtroppo è rimasto in un cassetto. E oggi diciamo che è arrivato il momento di portarlo alla luce e alla conoscenza soprattutto della comunità chiaravallese. È un grande atto d'amore, come diceva lei, effettivamente, perché non fa altro che dare forza ancora di più all'identità della nostra comunità. E la conoscenza è molto importante, quindi le radici, le origini, la presenza di un patrimonio architettonico che è sicuramente di grande importanza, e testimoniarlo, e quindi suggellarlo in un libro, che è stato sicuramente frutto di un grande lavoro. È sicuramente un grande dono che Achille fa a tutti noi. L'ex assessore Corea ha definito il libro di Achille Salerno un tangibile contributo alla conoscenza e alla salvaguardia della storia, delle bellezze e delle tradizioni di Chiaravalle. E anche l'ex sindaco Nino Bruno ha espresso il proprio plauso per l'opera venuta oggi alla luce. Sì, senz'altro ha centrato l'argomento. Ogni libro parla di queste cose, ma noi siamo orgogliosi oggi di poter dare la luce a questa pubblicazione che da tanto stava chiuso nel cassetto e questa, grazie a questa amministrazione, al sindaco e alla delegata alla cultura, la dottoressa Rizzo Pina, che con impegno e con amore hanno voluto dare questa opportunità ai chiaravallesi di conservare nella memoria i palazzi, le famiglie e la nostra struttura sociale. Ad animare la serata culturale il racconto intervista dell'autore che ha spiegato i contenuti della sua indagine storica. Resta ancora più difficile dalla scarsa documentazione a disposizione. Spesso si è dovuto fare ricorso alle fonti orali, ha rivelato Salerno, che non ha mancato di ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato nelle diverse fasi di ricerca, con una dedica particolare al compianto papà Vincenzino. Certo, Chiaravalle è principalmente un luogo che dà l'opportunità di poter comprendere anche l'aspetto culturale, l'aspetto sociale, l'aspetto architettonico. Quando si parla soprattutto di uomini del passato che possono sempre ritornare anche nel presente, avere comunque l'opportunità di conciliare quello che è il passato col presente e dare comunque anche ampio spazio a questi personaggi che hanno vissuto anche in antiche dimore e hanno comunque percorso vie, strade anche abbastanza comunque conosciute nel territorio chiaravallese, questo diciamo ci dà l'opportunità di dare un grande messaggio per le future generazioni. L'impaginazione curata da Rosalba Posca, la copertina di Enzo Lombardi, il contributo iconografico di Vincenzo Fossella ed Enzo Posca arricchiscono la pubblicazione di ulteriori elementi di qualità.
Su proposta della Consulta della Cultura, accettata dall'amministrazione comunale, il libro di Achille Salerno verrà condiviso con le istituzioni scolastiche locali per diventare patrimonio delle nuove generazioni chiaravallesi.